Professore, la Grande Guerra e l'Umbria. Allora, questa mostra vuol far vedere quale fu il coinvolgimento dell'Umbria durante la Grande Guerra. In Umbria ci furono qualche cosa come quasi 11.000 morti, ma la cosa più impressionante è le cifre che coinvolsero anche la popolazione civile. Si pensi che solo le cartoline che furono scritte durante la Grande Guerra furono 4 miliardi e mezzo. E questa mostra vuole proprio far vedere quali furono le varie tipologie di materiali che oggi ci consentono di vedere l'immagine della guerra. E si tratta di disegni, dipinti, incisioni, fotografie, documenti manoscritti, in cui le collezioni poi dei grandi musei italiani si collegano alle fonti locali e ci permettono quindi di avere una visione integrale, completa, di perché questa guerra divenne un fenomeno collettivo che coinvolse anche tanta popolazione civile. Manifesti che inneggiano al credito per finanziare la guerra, abbiamo visto anche. Con la Grande Guerra inizia la propaganda politica e uno degli strumenti della propaganda erano anche i soldi, il finanziamento. Tutte le vie di tutte le città italiane furono invase da manifesti che invitavano a sottoscrivere il prestito nazionale. E per far questo ci furono delle vere e proprie campagne pubblicitarie impostate su questo obiettivo. E grandi disegnatori, grandi pubblicitari crearono la prima guerra nei mass media. Avete anche il filmato del Milite Ignoto, l'unico esistente. Allora, la mostra finisce idealmente con il trasporto del Milite Ignoto nel 1921 e in mostra facciamo vedere l'unico filmato esistente, quello della Cineteca del Friuli girato il 4 novembre del 1921, che fa vedere tutto il percorso del Milite Ignoto e lega questo alle fotografie della cerimonia che avvennero invece a Perugia.